Are you ready? Ready! Ok. Hello. I am a boy. My name is Joel. Bye bye. Bye bye. Hello. I am a boy. My name is Gero. Bye bye. Bye bye. I am a boy, my name is Matteo. Bye bye. Bye bye. Hello. I am a boy, my name is Matteo. Bye bye. Bye bye. Are you ready? Ready! Okay, stand up, boys. Stand up, girl. Sit down, girl. Sit down, boys. Okay, clap your hands all together. Girl, stand your feet. Very good. Clap your hands all together. Stand your feet all together. Stand up, boys. Turn around. Clap your hands, stand your feet, sit down, very good. Are you ready? Ready! Stand up all together and jump! Jump, 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 stop. Stop. Adesso con questi tre colori, che il bambino nominerà ovviamente in inglese, creerà un ritmo ternario. Allora, vai! Lo devi dire a voce alta, eh? Voce alta, voce alta. Bambino, corpo, nervo, voce alta, più alta. Corpo, nervo. Very good. Adesso, close your eyes, please. Close your eyes, ok. Adesso io sposto due colori. Lui, rileggendo la sequenza, individua dov'è l'errore. Ok, puoi andare. Yellow, green, purple. Yellow, green. Purple, yellow, green. Eccolo, bravissimo. Allora, adesso complichiamo ancora di più le cose. Passeranno dal ritmo ternario, quindi con tre colori, al ritmo quaternario con quattro colori. Vai. Yellow, green, red. Sei pronto? Yellow, green, red, orange. Gesù, non c'entra? Poi? Oddio, sembra visto. Yellow, cosa? Green, red. Orange. Very good. Close your eyes, please. Pronto, io scambio, Ok. Yellow, green, red, orange. Yellow, green, red, orange. Oddio. Green. Oddio, ce l'hai fatta. Very good, clap your hands. Apprendono molto facilmente e anche divertendosi, ovviamente.